Definire Stranger Tales non è affatto semplice, perché sì, da un punto di vista pratico è un gioco di ruolo, ma a seconda del tipo di giocatore che siete può facilmente diventare un gioco da tavolo o anche un gioco in solitario. Insomma, scopriamolo nel corso di questo video. Fantastico! 4-5! Siamo oh! Stupidi alla merda! Attualmente il gioco ancora non è uscito, ma trovate in descrizione il link al progetto Kickstarter che partirà il 1° febbraio, quindi fra poco meno di una settimana. A livello di ambientazione, Stranger Tales condivide quella che era l'ambientazione di Tales of Evil e di Boogeyman, quindi questa atmosfera, se vogliamo paragonarla in ambito cinematografico, in stile Goonies, in stile Stranger Things, di questa banda di ragazzini negli anni 80 che vanno a giro a investigare su dei misteri. Potete tirare fuori quello che volete proprio perché è un gioco di ruolo, diciamo, come natura, e perciò siete voi che potete dare vita alla vostra storia. Ma come vi dicevo in partenza, ci sono varie modalità di gioco, perché sì, c'è il gioco di ruolo classico, quindi un master, cioè un giocatore che decide di creare la storia e gli altri giocatori che invece interagiscono con la storia creata dal master muovendo i loro personaggi all'interno di questa storia, ma esistono anche altre modalità. Ad esempio, nel video di oggi vedremo una partita con una modalità masterless, si chiama, cioè senza master. Cosa vuol dire? Non che non ci sia effettivamente un master, ma voi leggete, diciamo, una traccia di un'avventura che avete creato voi o che è presente all'interno del volume del gioco di Stranger Tales, e a partire da quella magari leggete un paragrafo a testa e vi inventate un po' la storia che c'è di sottofondo. Ma se non volete proprio inventare storie, c'è anche la modalità più a gioco da tavolo, durante la quale effettivamente di fantasia non ne avete bisogno, perché dovete leggere il testo e tutti insieme prendere decisioni, dovete affrontare le prove tirando dadi, e volendo in realtà sia la modalità in cui vi inventate un po' la storia sia quella in gioco da tavolo la potete giocare anche da soli, quindi in solitario. Prima che facciate domande, perché so che stranamente in questo video ho la mascherina, però c'è un motivo, perché il mio personaggio di trama ha la mascherina. Ognuno di noi ha un'arma, io ho la mazza, lui ha la fionda e lui ha la cerbottana, quindi loro sono a distanza, io in corpo a corpo. Abbiamo ognuno ovviamente un nome e un soprannome. Io sono Giacobbo, soprannome Bobbo. Te sei? Marcellino. Soprannome Lino. Leone Moccio. Moccio perché ha sempre il moccio dal naso. Leggo un attimo la mia trama. Sì, è vero, bisogna sapere te chi sei, perché allora, non conosciamo abbastanza. Sono Lino, no? Sì. E Matthew è la mia giraffa, che è il mio migliore amico. E ce l'hai nello zaino? Ce l'ho nello zaino. Mi fanno paura i ragni. Mm-hmm. Cioè, anzi, scusami, a Matthew. A Matthew fanno paura. Fanno paura i ragni a me. A te no, te sei coraggioso. Esatto. E ho 12 anni, oggi ho mangiato un panino al burro di arachidi. Ma perché me ne frega? Era un po' sbruciacchiato, perché me lo sono fatto da solo, perché la mamma era a dormire sul divano con le bottiglie, le sue a tutto intorno, sai. Fa da bere quando... la mamma? Da quando papà è andato a prendere il latte lo fa spesso. Quindi... sì. La modalità masterless, in pratica leggiamo, ora in questo caso c'è nel Kickstarter, c'è una breve avventura introduttiva, leggiamo ogni paragrafo una testa, lo legge per sé e poi lo narra agli altri giocatori, parte Filos. Era una sera d'estate, quando inforcammo le bici, quindi prendemmo le bici e andammo verso la strada deserta che ci avrebbe condotto alla chiesa sconsacrata. Stiamo andando verso la chiesa. Perché stiamo andando verso la chiesa sconsacrata? È una prova di coraggio. Ah, io prova non ho di coraggio, nessuno di noi ha coraggio. Nessuna... Però vogliamo farlo lo stesso. Però, vabbè, sai, quando i bambini si fomentano, dici, no, ho visto questa prova. Io vado con loro perché sono il più grande, io ho 14 anni e dai loro genitori mi è stato detto potete andarci solo se viene anche lui. Giacobbo. Solo se c'è Giacobbo. Io sono anche il miglior amico di Moccio. Però mentre eravamo sulla strada, decidemmo di passare dalla bottega di Jack, del vecchio Jack. Oh, quando arriviamo da Jack lo vediamo seduto per terra, proprio... Chill. Ha finito il turno, sta per chiudere, sta per andarsene a casa, un po' sbarbato, un po', cioè si è tagliato la barba ma si è tagliata male. Lui ci guarda con lo sguardo torvo e dice: che volete, mocciosi? Ok, finora vi ho fatto un po' una panoramica di quello che può offrire il gioco a livello di trama, ma è un gioco, ci sono delle meccaniche effettivamente. Molto interessante è l'utilizzo sia delle pizze che dei dadi. Vi
spiego. Noi mentre stiamo giocando, avete visto, abbiamo i segnalini pizza, non sono necessari. Voi di fatto potete avere anche come gioco solo il manuale, e poi nel Kickstarter ci sono mille cose in più, magari dopo ne riparliamo, però voi potete avere anche solo il manuale e il resto utilizzate delle monete al posto delle pizze, quello che volete. Ora, noi ce l'avevamo da Tales of Evil, abbiamo usato quelle, ma le pizze vi servono per fare azioni, diciamo, un po' extra. Se volete fare un'azione standard, voi lo dite al master e dite ok, faccio questa cosa, e lui deciderà se farvi tirare dei dadi, se farvela fare in automatico. Ma se volete fare una cosa particolare, ad esempio usare il vostro motto, perché ogni personaggio ha il suo motto che potete inventare voi, oppure se volete risolvere qualcosa grazie al Fusion System, potete usare un segnalino pizza. Segnalini che ovviamente potrete finire, ma che potrete anche guadagnare se fate delle azioni particolari. L'importante dal regolamento proprio è non mettere l'ananas sulla pizza, questo è fondamentale. Altra meccanica che c'è, come in ogni gioco di ruolo, è l'utilizzo dei dadi. Qua vi basteranno dei dadi a 6 facce, quindi ne bastano 5 a dire il vero di dadi a 6 facce, e possono essere dadi qualsiasi. Però a differenza di altri giochi di ruolo, qua non conta il numero più alto, cioè non conta se fate 6. Se fate tutti 6 è un risultato terribile, perché quello che conta sono le catene. Cioè conta quanti risultati riuscite a fare in scala di fila. Mi spiego. 1, 2, 3 è una catena da 3. Questo conta. E le prove del gioco si basano su questo, quindi il master potrebbe dire ok, questa è una prova un po' più complessa, devi fare una catena da 3 o addirittura da 4 per riuscire a risolvere, oppure questa è una cosa semplice, mi basta una catena da 2, che è abbastanza semplice da fare. Peraltro ogni personaggio ha una serie di statistiche da poter utilizzare e deve usare 20 punti ad inizio partita da distribuire in tutte queste caratteristiche, quindi siete voi a decidere in che cosa eccellerà il vostro personaggio, in che cosa invece farà veramente schifo. Fermandoci lì, abbiamo detto, beh, prendiamo anche qualcosa, sì, no? Sì, cioè, per la missione. Dobbiamo prendere qualcosa per la missione. Io, ad esempio, mi sono tenuto uno spazio nello zaino proprio per potermi prendere qualcosa. Lui sta per chiudere, non ha proprio voglia. Dobbiamo convincerlo che le cose che ci servono. Sì, ma poi ragazzini, un po' le scatole, non sono buoni clienti. Dobbiamo convincerlo. Philos si è proposto di convincerlo lui. Deve fare una prova. In questo caso abbiamo varie statistiche. Abbiamo, ad esempio, forza, destrezza, coraggio, percezione, conoscenza e furtività. In questo caso va su conoscenza. Mm-hmm. Philos ha ben 5 di conoscenza. Esatto. Perché vedete proprio il secchione di turno, esatto, classico, esatto, anni 80. Esatto. E te quanto hai? 2. Ma anch'io ho 2. Siamo migliori amici per questo. Siamo stupidi alla merda. Aspetta, perché come funziona? Aspetta la prova. Già, è vero. Ha detto che è una prova a difficoltà 3. Perché le prove qua non si risolvono facendo i tiri alti, ma facendo dei tiri concatenati in scala. Vedete? Ora io tiro 5 dadi perché ho conoscenza 5. E deve fare 3. Diciamo è abbastanza semplice. Sì, sì, sì. Ho il valore massimo adesso. È il valore massimo, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. 3, 4, fai schifo. Non ne fai schifo, fai 2, fai 2 di catena. 2. 2, quindi non ti basta. Quindi non che mi cosa, basta. Cosa succede? Arrivo lì e quindi riesce a farlo girare, ma poi inizia a sbiascicare parole strane. Non riesce più a capire. Jack si stufa molto velocemente e ci manda, come si suol dire, a quel paese e ci chiude in faccia la porta del negozio. Io prendo la mia mazza baseball e provo a mettergliela sotto il bandone per evitare che chiuda. Secondo me è una prova di destrezza questa. Prova di destrezza. Sì. Ed è una difficoltà... Vabbè, Jack non è palesemente veloce, però te puoi prendere sempre a 3. Ce la devo fare! 4-5! Oh! 4-5! I due dadi! E io... Infila la mazza. Per favore, abbiamo bisogno di cose per la nostra missione. La mamma si arrabbierebbe se tornassimo senza. A questo punto Jack, un po' scocciato, si gira. Sentite, ma non è che avete intenzione di andare alla chiesa sconsacrata? Gente. Quello è un posto maledetto. Perché maledetto? Ormai nessuno ha più provato ad avvicinarsi e... quelli che l'hanno fatto non tornano. Moccio, mi sa che è meglio se vai avanti te per le prossime. Sapeva che lì c'era un tesoro. Per trovare questo tesoro ci diede anche una chiave per aprire il baule. Sono convinto che dentro il baule ci siano dei ragni. Ho paura io dei ragni. Sì. Una delle meccaniche principali è una meccanica che potete usare o meno, ma che secondo me è il fulcro un po' del vivere l'avventura di Stranger Tales, è il Fusion System. C'è anche la possibilità di non usarlo, ma appunto è molto divertente usarlo. Cos'è il Fusion System? Voi come giocatori, proprio nella vita reale, mentre state giocando, potete fare delle azioni più disparate utilizzando gli oggetti che avete per...
permettere al vostro personaggio nell'avventura di risolvere una situazione o magari di semplificarvi la vita o di fare molto altro. Il master di per sé potrà inventarsi le situazioni in cui magari avete bisogno di sfruttare un oggetto reale per superarle, o anche voi come giocatori potete dire in un certo momento, dite ok, faccio questa azione per aiutare il mio personaggio. Immaginate, va via la luce nel mentre state giocando, accendete una torcia, aiutate il vostro personaggio. Tutto comincia a tremare sempre più forte, sempre più forte. L'insegna di Jack, che era un po' malandata, no? In questi posti, si stacca la lettera. Jack sta rientrando e ci casca addosso. Casca addosso a Leone e a Giacomo, che sono i migliori amici, quindi si sono sempre accanto. Allora, io... dobbiamo fare una prova, hai detto? Sì, di livello 3. Di livello 3. Io utilizzo una pizza. Sì. Per usare il Fusion System, mi metto sotto un tavolo, una panchina che trovo lì. Ok, ok. Quindi è possibile usare degli oggetti realistici presenti nella stanza. In questo caso Nidio sta usando un tavolo, ma insomma una panchina, un riparo. Faccio finta che sia una panchina lì, sì, sì, e sì. Permetto al mio alter ego di mettersi sotto la panchina per proteggersi dal palo, esatto, che sta cadendo. Facendolo in realtà torna sotto. Ma così. A me interessa. Quindi lui, stando lì sotto, protegge la sua versione. E invece provo con uno scatto felino a scansare l'insegna. A tre? A tre. Due, tre. Oh. Anche te hai fatto schifo. Siamo riusciti ad arrivare davanti alla chiesa. Sì. Ok, la vediamo. Si innalza tutta un po' diroccata, tutta distrutta, le mura un po' muffa. Appena tutto... si arriva, ovviamente i pipistrelli volano via. Esatto, tutti rampicanti. Mentre stiamo avvicinando, dalla vegetazione, non capiamo bene dopo, al mio personaggio Allino arriva in piena faccia un palloncino pieno di pipì. Si spera di acqua. La chiesa, la maledizione! Da dietro un cespuglio escono Ethan, il bulletto della classe. Accidenti, cioè Ethan! Insieme ai tuoi suoi scagnozzi. Vattene, Ethan! Bugo e Bogo. O ti faccio assaggiare la cerbottana di Moccio! Ma Ethan, cazzo di mazza! Ethan è un ragazzino alto la metà di noi, okay. Bassissimo, che però fa il gradasso in una maniera impressionante, super antipatico, e fa... ciccioso. Io lo sapevo che venivate da queste parti. Mentre invece Bugo e Bogo sono due fratelli gemelli, scemissimi, proprio stupidissimi. Mi ricorda... dove vai a parlare? No, no, questa è la nostra zona. Diglielo, Bugo! Sì, Bogo! Forza, Bugo! Forza, Bago! Come cazzo li ho chiamati? Non mi ricordo! Ho un affare per voi due. Ma il vostro capo vi paga? Io avrei un'offerta da proporvi. Vi offro le mie merendine se ci farete passare. Bugo e Bogo, che sono enormi, sono proprio panzoni, si guardano un attimino. Tiro fuori le merendine. Tino sta cercando di convincere dei bulli regalandogli delle merendine. A quanto fa? No, a quanto deve fare la prova per vedere se ce la fa. Esatto, è a 4. Se te immagini l'ho già superata. No. Come no? 4. Se ti sei fare il bullo. 4. Attenzione, 4, 4, 3. Però. È 2 questo. Allora, Bugo e Bogo. Quindi... sei scemo, mi hanno preso le merendine, adesso vi picchiamo. Attacca Lino. Quindi si avvicina verso Lino e lo attacca a pugno, ovviamente lo arriva così. Adesso te lo faccio vedere io, faccio. Lino ha preso il pugno in faccia, si rialza un po' tutto sconcentrato, tira fuori la sua fedele fionda e anche lui, forte nel cuore, forte nello spirito, spirito, tira la fionda. Questo vorrei specificare che è proprio il motto. Sì, sì, che l'ha scritto, sa. Non sa, ogni volta sbaglia. Sì, 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 la caratteristica del personaggio. Bogo è grosso al 2. Sì. È più facile colpirlo, sì, con un'arma così. Sì. Porca troia, minchia, ma schifo. Fai schifo, non hai fatto neanche una, ha fatto 3-3-5-1, quindi niente, lo niente, manchi. Lo manco. Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire in Stranger Tales, ad esempio c'è la meccanica della paura, ogni personaggio a scelta vostra è impaurito da qualcosa, oppure come in ogni gioco di ruolo voi potete dare un po' di background al vostro personaggio proprio scrivendolo, ad esempio noi, come state vedendo, avete visto fin dall'inizio nelle schede che abbiamo creato per l'avventura che stiamo portando avanti, abbiamo scritto in stampatello per dare l'idea proprio di bambini, di ragazzini che stanno vivendo questa avventura. Niente vi vieta di giocare con un personaggio più adulto, ma
per aumentare l'immedesimazione in quella che è l'atmosfera di gioco, è bene scegliere un ragazzino come protagonista. Siamo entrati nella chiesa, abbiamo scoperto che praticamente c'era un muro finto e dietro questo muro c'era un'entrata per una cantina. In un angolo di questa stanza c'era un baule chiuso. Chi è che ha più coraggio? Io ho tre. Te. Io ho tre. Voi due, io ho due. Tutti coraggiosissimi, no? Siamo una squadra fortissima. La tua base è mandare avanti me, quindi esatto. Io propongo che vada avanti Moccio, è il più forte a risolvere questi enigmi. Sì, Moccio, sì. Però, te hai una mazza. Io ti posso fare scudo dietro le mie fionde. Oh no, aspetta, sta esplodendo la penna. Dovete sapere che quella penna che adesso Filo sta portando via è che ha iniziato a spararla con questa pistola e ha rotto qualsiasi cosa con questa pistola, perché quindi io mi avvicino verso lo scrigno. Io vi farei falline. Lui di background in pratica è difficilissimo da dire proprio. Semplicemente io sono Moccio, perché come ogni bambino c'ho il filino di moccio che cala sempre dal naso, belle o verdognolo. Con queste sono riuscito a creare una super miscela con saliva e moccio, con le palline di carta che uso per la mia cerbottana. Vado ad aprire. Il baule si apre. Ok. Ma prima di riuscire a rivelare il contenuto, escono fuori dei ragni. Oh madonna, però. Cazzo. Come io il master in questo momento. Che palle. Ecco, devi sapere, anche io invece ho una paura matta dei ragni. Sì. Quindi prima di tutto mi paralizzo completamente. Ti paralizzi, se vuoi puoi usare una pizza per affrontare la paura. Quando ci sono le proprie paure, uno solo per affrontarla, sì. Puoi usare una pizza per affrontarla. Allora, come affronto io la mia paura? Sì. L'affronto in questa maniera. Adesso non uso il mio fusion system, ma ho scritto il mio background che non sono io a avere paura, è Matthew. Quindi cosa faccio? Prendo Matthew, che è la mia giraffa di la pezza, sua giraffa. Gli copro gli occhi, copro anche i miei e mi do coraggio, okay, con il mio perfetto. Animaletto allora, di però pezza. Io direi che è una prova comunque, è una prova. Perché devi comunque fare una prova di coraggio. Comunque a 3 di difficoltà, perché la tua paura è più grande, quindi devi fare 3. Devi fare 3. Ah, 1, 2, no! Allora, quindi non riesci a superare la prova, perde 2 punti mente. Però prendi anche uno spavento. Va bene. Quindi vado a meno uno? Vado no, a uno. Vai a uno. Però in realtà i ragni poi se ne vanno via, non ti fanno assolutamente niente. Vabbè, ci sta. Come naturalmente come farebbero. Arriviamo un attimo ad approfondire la questione della meccanica gioco da tavolo, perché vi ho detto che c'è la possibilità di giocarlo non come gioco di ruolo, ma come gioco da tavolo. Come funziona? Comprando il volume di gioco ci saranno proprio delle avventure fatte per questa modalità, che sarà divisa in paragrafi e all'interno della quale, un pochino come se fosse un mix in realtà fra un libro game e un gioco da tavolo, ci saranno appunto dei paragrafi, voi leggete a voce alta e tutti insieme scegliete le cose da fare, affrontate le prove che ci sono scritte, e però ci sarà anche un mazzo di carte, un mazzo di nemici da dover pescare di volta in volta a seconda del paragrafo. Quindi non è come un libro game che è più statico, ma avete anche degli elementi da gioco da tavolo, come sono tutti quelli che vi ho detto finora, in più un mazzo di carte, che secondo me è una modalità ottima sia per essere giocata in solitario, magari volete giocare in solitario, sia per essere giocata da chi non ritiene di avere particolare fantasia. Poi sono sicuro che nell'atmosfera giusta chiunque riesce ad avere tanta fantasia, ma sia anche come tutorial, perché voi partite leggendo quella, così capite bene le meccaniche e una volta preso mano con il gioco, a quel punto potete creare voi la vostra avventura, se volete nello stesso modo, cioè proprio a paragrafi, o se no appunto tipo gioco di ruolo, facendo il master ad altri giocatori. E niente vi vieta, perché no, anche di prendere le planche di Tales of Evil, metterle sul tavolo e creare un'avventura a gioco di ruolo, però con la casa abbandonata presente all'interno di Tales of Evil. Allora, nel momento in cui giri completamente la chiave, stock! Esatto. La porta si chiude immediatamente. Pum! Tutte le luci dentro la stanza si accendono e quindi un minimo di sollievo dal tuo punto di vista è questo. Pum 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 pum. Si accendono tutte. Tutto un meccanismo della stanza la comincia a far girare. Ma dove si sono impelagati sti bambini? Siamo impilati! Si gira completamente tutto quanto e la cassa non è che si apre, la cassa scende, comincia a scendere tro e scompare, lasciando un'apertura che porta verso il basso. Quindi
Io direi che l'avventura finisce qua. Va bene, dai, però... Che cosa succederà là sotto? Siamo arrivati alla fine del video, io vi ricordo che in descrizione trovate il link per il Kickstarter, dove trovate un sacco anche di cose aggiuntive esclusive del Kickstarter. Tra l'altro, piccola curiosità, il trailer di Kickstarter l'ho realizzato io, anche grazie all'aiuto degli altri ragazzi del 4+, e soprattutto anche grazie all'aiuto dei miei nipoti, quindi andate a dare un'occhiata anche al trailer di Stranger Tales, anche perché ci abbiamo messo tanto cuore a farlo, quindi spero vi possa piacere, dateci un'occhiata. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progetto, cosa ne pensate del gioco, vi piace, vi ispira, insomma ditemi la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.